Ciao, vediamo in questo video un sistema per fargli perdere la testa. Cosa significa intanto far perdere la testa? Significa destrutturare la parte logico-razionale, perché la testa è la parte logico-razionale. Destrutturare la parte logico-razionale a favore della parte emotiva. Più si destruttura la parte logica, cioè la capacità di ragionamento, più la parte emotiva prende il sopravvento. La parte emotiva può fare di tutto, perché a livello logico-razionale noi siamo, diciamo, 2 più 2 fa 4, sempre 4 e solo 4. Tutto quello che gli viene presentato come 2 più 2 diverso da 4 lo prende e lo butta nel cestino. Per la parte emotiva, invece, 2 più 2 può fare anche 4. La parte emotiva è quella che ci fa sognare, quella che si innamora, quella che si coinvolge. E se noi vogliamo riuscire a coinvolgere una persona, dobbiamo imparare ad agire su un piano emotivo, dobbiamo imparare ad agire su un piano fortemente emotivo, quindi erogare delle emozioni. Però queste emozioni, per erogarle, vanno, diciamo, devono bypassare la parte logica, perché la parte logica è un po' come il guardiano che prende le distanze. Quindi, se vuoi far perdere la testa a una persona, devi, prima, diciamo, iniziare a gratificare la sua parte logica, quindi fare quello che la persona ti chiede, dimostrarti disponibile nei suoi confronti. Ricalcare, cioè usare un tipo di comunicazione simile, ricalcare i canali comunicativi, insomma, farti percepire come non pericolosa, evitare ovviamente assolutamente di parlare di matrimonio, di fidanzamenti, di queste cose e negare il sesso, perché se lui eventualmente ti chiede, altrimenti verresti etichettata come tromba amica, però dare degli stimoli a livello sessuale. E poi la cosa fondamentale è, diciamo, a un certo punto, quando vedi che lui insiste magari da un punto di vista sessuale, proprio un momento prima, cioè arrivare a fargli credere che quello è il momento giusto, sparire mettendo un antagonista. Sparire completamente dicendo: no, ho conosciuto un altro che mi sta prendendo. Però l'antagonista deve essere stronzo e trasgressivo, in modo tale che lui ti identifichi come la mamma buona da sottrarre alle grinfie del papà cattivo. Quando, se riuscirai a fare questo bene, questo è un modo infallibile per fargli perdere la testa, cioè per farlo sbellare, per far sì che si innamori, che si coinvolga fortemente con te. Se riuscirai a seguire bene questa sequenza, sarà inevitabile il suo coinvolgimento. Per questo video è tutto, se ti iscrivi al canale avrai la possibilità di fare una domanda e di ricevere un video di risposta. Se il video ti è piaciuto metti un like e condividilo con i tuoi amici. Ciao!